Ehi la ciurma! Io sono Malzitessa e benvenuti in questo nuovo episodio di X3 Terran Conflict. Ci eravamo lasciati con la missione in sospeso, dovevamo scandagliare quella nave, quella base pirata per capire chi era che comandava le navi Xenon nelle invasioni dei settori terrestri. E adesso ho fatto un pochettino di commercio nel mentre, stiamo tornando di nuovo operativi. Ho lo scafo leggermente danneggiato da una battaglia che ho avuto prima con dei pirati. E credo di averlo sistemato, ma invece no. Quindi faremo attenzione a cercare di non prendere danni. Da quello che ho capito, per scannerizzarlo dobbiamo semplicemente avvicinarci. Ce l'hanno con noi quelli, speriamo di no. Aia, invece sì. Però se li attacchiamo ho paura che ci esce fuori tutto il gruppo. Non in questo momento. Ci hanno lasciato stare o ci sono dietro? Mi sa che ci sono dietro. Ma non stanno sparando se non altro, almeno ricarico gli scudi. Credo si sono lenti a ricaricarsi questi scudi. Spero che non mi attacchi la stazione più che altro. Incoming message. Non ora. Scanning. Premiamoci qua intanto che la scansione va avanti. Ok, sperando che non ci notino, non ci seguino. Non ci seguono. Incoming message. Quanti messaggi? Scan complete. Andare nel cimitero degli eretici? Ok. Mi sa che mi conviene attraccare e salvare il prima possibile prima di perdere questo progresso. Ci vediamo tra poco. Incoming message. You are talking to the automated. How can I be of assistance? Abbiamo trovato la base pirata e abbiamo fatto la scansione. Questi siete a guidare la pattuglia pilota. Bergamo e Utashi ti raggiungeranno. Siamo attrezzati tre scout leggeri senza pilota da comandare in remoto. Siamo un po' corti di persone da questo lato del portale. Gli scout verranno a raggiungerti tra poco. Ok, intanto parcheggiamoci per salvare. Ha detto che ci ha dato due navi assegnate per la pattuglia. Successfully docked. Allora, cosa vuol dire? Ce l'ho nelle proprietà? Sì. Hanno come ordine seguire Terran Saber. La mia missione attuale è vai Terran Saber. Allora. Segui. Incoming message. Incoming message. Good to see you again, pilot. We'll be your wingmen for this op. This is our first patrol in the Commonwealth. We hear you've been having a good time. Well, let's get going. Add those three scouts to a wing. It will allow you to control them more easily. Assegnali a un wing? Cosa vuol dire? Devo segnarli alla mia nave? Ok,
Ordini. Seguimi. Command accepted. Command accepted. No, aggiungi a Wing i tuoi rapier. Avanzato. Aggiungi a Wing. Oddio, cosa vuol dire? Se faccio Blue Wing? Ah, forse che sono tutti dello stesso gruppo. E devo aggiungermi anche io forse un wing. Ah, devo andare al circolo del lavoro adesso. Ok. No, facciamo così. Pilota automatico, navigazione. Ah, non ha quello di navigazione avanzato, vabbè. Ci andiamo a mano. Autopilot off. Mi seguono ora? Sì. Dovrei informarmi su cos'è il wing, come funziona. Sarà tipo un gruppo di astronavi? Per cui se do un ordine tutti gli altri fanno quell'ordine? Ah, ok, diamo i comandi a tutto il wing. Combattimento, ok. Quindi vabbè, il mio non è necessario che sia in un wing. Lascia wing, ok. Mentre negli altri, per esempio, possiamo... Torretta difesa missili. Ok. Entering system. Pattuglia, ma c'è un sacco di gente là, eh. Chi è tutta quella gente là? Sono tutti gli Xenon. Kaiser. No, mi sa che mi conviene mettere anche questo. Al wing blu. Più che altro perché così se comando di attaccare. Quello è l'obiettivo. Xenon N. Ma non ho ordini se devo attaccarlo cosa.
Pattuglia prevede anche di intervenire? Ok, adesso tutti dovrebbero... Vabbè, possiamo cambiare le armi magari. Non so quanto l'abbiamo preso, eh. Ma non lo stiamo beccando mai nel mondo. Cioè, gli scudi è zero, ok, ma lo scafo? Però è interessante questa battaglia automatica, diciamo, tra virgolette. 327 crediti, perché abbiamo tirato giù un tizio? Perché c'è morto qualcuno? No, ok. No, sarebbe strano che ci paghino perché... l'ho visto. No, forse devo impostare il discorso diverso. Ordine, combattimento, attacca. Questo. Ma perché non gli stanno facendo danno? Sono gli altri che ci fanno danno alla fine. Che giri fa? Scusate, se avete delle armi di questo tipo magari lo becca meglio. Blue Wing ha dato l'attacco anche di questo pirata. Attention. Is under attack. Circle of labor. Ah, è finita, dobbiamo andare a Omicron Library adesso. Vede, mie proprietà... Ci vediamo su Omicron Library. Ok, cosa dice la missione ora? Pattuglia Omicron Library. Se andiamo un attimo solo a... attraccare. Stiamo attraccando, no? No. Incoming message. Blue Wing, command accepted. Dobbiamo attaccarli. Subito. Abbiamo perso due dei nostri. Perché il mio wing non c'è? C'è il mio raid. Sai perché non sono degli Xenon questi, ma delle AGI, dei vecchi terraformer modificati. Però che non sono molti. Ne vediamo solo 4. Vediamo come va la situazione. Quello sta ricaricando gli scudi. Se... No, uno è andato. Senator, the Argon Federation thank you for your help with this invader. As a reward, you get 1000
10,000 credits. Ottimo. Wing attack. Senza schiantarti magari. Ok. Wing attack. Ne abbiamo persi due, ma adesso abbiamo capito come funziona il discorso in pratica. È andata. Dobbiamo andare in cimitero degli eretici. Allora, miei wing. No. Ok, e noi dobbiamo andare in cimitero degli eretici. È un peccato che abbiamo perso quei due rapier, eh. C'è qualcosa di strano che sta succedendo, di sicuro. Adesso andiamo a sentire cosa ci dicono, ma questi Xenon guidati da pirati e dei vecchi terraformer che riprendono vita con sembianze modificate per attaccare i settori esterni terrestri, mi sa che, come al solito, il mondo è di nuovo in pericolo. E qui, anzi, l'universo. Vediamo cosa ci dice, se si muove un attimo. Possiamo magari anche stabilirlo, vai. E ci siamo. Allora, vediamo cosa ci dirà. Comunicazione, allora, comandante. Abbiamo incontrato navi che assomigliavano a Terraformer. Ho ricevuto il rapporto di Bergam, stiamo ricevendo lo stesso tipo di rapporti da parecchie altre pattuglie. Una sconosciuta forza AGI sta attaccando il Commonwealth e sembra molto simile alla nostra vecchia tecnologia Terraformer. Ne abbiamo abbattuti un paio e stiamo analizzando come sono fatti. Il governo Argoran ha pensato bene di inoltrare proteste ufficiali su questo episodio. Sembra una barzelletta, vero? Un trasporto con dei roppatami deve essere scortato fino a Venere, perciò ti è stato aperto il sistema, dato che farai parte della scorta. Il trasporto sta aspettando. Farai rapporto al tenente Plinter. Direi che però questo nuovo pezzo di trasporto della nave di Rottami lo faremo nel prossimo episodio. Io vi saluto per oggi, ci vediamo nel prossimo episodio, vi invito a lasciare un mi piace, un commento e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ciao a tutti e buona giornata.